Presidente Manzoni, onorevole Gozzi, signore e signori, ho fatto un conto. Allungando la mano, mandano Presidente. Giorni a partire da oggi, questo è il risultato del conto alla rovescia che si parla dal 28 maggio 2014. E anche straordinari, lei pensa che questo appello sia stato raccolto, si aspettava di più? Guardi, ci sono parlamentari e anche, voglio dire, organi parlamentari che si sono dedicati ad un'analisi attenta dei problemi posti col messaggio. Voglio citare la Commissione Giustizia della Camera dei Deputati, presieduta da onorevole Berranti, che ha elaborato un'ampia relazione che è stata approvata non all'unanimità ma a grande maggioranza. E è chiaro che il mio messaggio indicava sia l'esigenza di misure strutturali, non solo per favorire adesso il decongestionamento delle carceri, ma per scongiurare anche un ulteriore nuovo sovraffollamento. E però indicava, accanto a queste misure strutturali, anche la possibilità di un provvedimento di indulto, seguito anche in qualche modo da misure di amnistia. Ma indulto, questa mattina abbiamo ascoltato una relazione molto forte del professor Zagrebelsi, che ha avuto una lunga esperienza nella Corte dei diritti dell'uomo di Strasburgo, che ha sostenuto essere l'indulto la sola misura capace di ottemperare alle fortissime raccomandazioni, per non dire intimazioni, della Corte di Strasburgo nei confronti dell'Italia. Il Parlamento è assolutamente libero di fare le sue scelte. Il mio messaggio non è un prendere o lasciare, è un modo di richiamare l'attenzione su un problema drammatico e su un dovere ineludibile. Il Parlamento deve avere il senso di responsabilità necessario per dire: è anche il provvedimento di indulto, o innanzitutto e in particolare il provvedimento di indulto, necessario per ottemperare alla decisione della Corte di Strasburgo, oppure prendersi la responsabilità di considerarlo non necessario, sapendo che c'è una scadenza che è quella del maggio 2014, posto appunto dalla Corte dei diritti dell'uomo. Grazie. Ma guardi, di ottimismo e pessimismo, come stai? Si può parlare per qualsiasi cosa. Fatto, è stato magnifico. L'hai sentito? Veramente magnifico.